Ed è stato un successo nonostante il maltempo, il settimo campo scuola di protezione civile organizzato a San Mauro Torinese. Vediamo. Grandi numeri per l'edizione 2015 del campo scuola della Protezione Civile. La settima edizione dell'evento esercitazione ha messo al lavoro 225 volontari al Parco Einaudi di San Mauro Torinese. Il tema del campo scuola, al centro delle esercitazioni pratiche, della formazione teorica e soprattutto dei momenti con i cittadini e le scuole, è stato imparare a convivere con i rischi del territorio. Un tema reso drammaticamente attuale dalle notizie di gravi danni causati dal maltempo in Sardegna e nel Dipartimento del Var in Francia. Un'esercitazione imponente sia per il numero di uomini e mezzi impiegati, sia per la presenza di tutte le componenti istituzionali del sistema di protezione civile. Per l'evento sono stati impiegati 2 sale operative mobili, 9 mezzi antincendio, 2 ambulanze, 29 fuoristrada, 11 rimorchi, 12 autoveicoli, 4 autocarri, 2 gommoni, barche, mezzi di soccorso, un velivolo ultraleggero modello autogiro ed un elicottero, 3 droni, un quad, 6 generatori ed altre attrezzature speciali. Particolare attenzione è stata posta all'incontro e al coinvolgimento dei cittadini, che hanno seguito numerosi le varie esercitazioni pratiche, soprattutto nella mattinata di domenica, con il bel tempo. Molto positivo l'incontro con le scuole. Oltre 300 ragazzi hanno vissuto una mattinata di incontro con i volontari e i corpi dello Stato. Il campo scuola è veramente un'iniziativa davvero interessante. Oltre 600 ragazzi impareranno da questi angeli della protezione civile non solo come comportarsi nei momenti del bisogno, ma cosa fare nella vita di tutti i giorni affinché non capitino disgrazie. Quindi ragazzi che diventano anche loro consapevoli dell'importanza di che cosa vuol dire prendersi cura di se stessi e del proprio territorio. Come sempre, il centro servizi Volto con il campo scuola di protezione civile crea una unicità. Tante associazioni diverse che insieme si conoscono, si capiscono e lavorano insieme e lo fanno al servizio della cittadinanza. Veramente un bel progetto che può essere di ispirazione e di aiuto per tanti che magari un giorno inizieranno a fare volontariato o che oggi vivono in un momento del bisogno. Come dico sempre, quel pezzo di società buono da guardare con orgoglio e con grande, grande gratitudine. Come comune di San Mauro, quando 3 mesi fa c'è stata proposta questa iniziativa, abbiamo aderito subito con grande spirito di entusiasmo, perché riteniamo che per un comune come San Mauro, che vive dal fiume Po alla collina, l'attività volontaria di protezione civile sia essenziale. In un momento economico difficile, trovare volontari organizzati che partecipano alla protezione del territorio per noi è fondamentale. A San Mauro abbiamo anche noi un gruppo di protezione civile comunale che ha aderito con grande entusiasmo e soprattutto abbiamo voluto organizzare questa manifestazione in modo di far partecipare anche i ragazzi, ragazzi delle scuole che possono rappresentare il futuro per tutta questa attività di volontariato che riteniamo, come dicevo prima, fondamentale per la loro protezione del territorio. Noi a San Mauro sul territorio stiamo lavorando molto proprio per queste caratteristiche specifiche di San Mauro, che si trova a combattere quotidianamente con il rischio sia della collina che con il rischio del fiume Po. Molte attività sono state fatte in questi anni, quindi riteniamo di averlo messo in sicurezza, ma continuare in questa attività di protezione è fondamentale, visti anche gli episodi apparsi recentemente negli ultimi giorni in tutta Italia. La pioggia non ha fermato questa esercitazione che per la prima volta vede la partecipazione diretta del Dipartimento Nazionale che è venuto a fare la formazione e anche della Prefettura di Torino che ha dato la possibilità di testare il piano elaborato per la ricerca di persone scomparse. La Questura di Torino ha fatto una formazione specifica e quindi questa è un'innovazione che dà molto valore a questa iniziativa che si ripete da 7 anni. Il compito primario di questo campo scuola è comunque di trasmettere il messaggio alla popolazione di imparare a convivere con i rischi del territorio. Quindi è un'esercitazione perfettamente riuscita e il tempo non l'ha fermata, il maltempo non l'ha fermata, anzi ha dato un tocco di realismo alle situazioni che vengono simulate invece nelle esercitazioni normali. Quindi è una complicanza con cui la protezione civile deve saper convivere.